poi in terra all'inferno. E quello che non dimenticherò mai, quelle scarpine di quei bambini. Si è schiantata una cabina, si è caduta una cabina alla funivia di Spresa, funivia di Spresa. E abbiamo visto questa scena apocalittica. Non si può morire così, non si può morire per i soldi. All'interno della cabina c'erano dei corpi ammassati e avanzava fuori un braccino di un bambino. Tutti con lo stesso rispetto e con la stessa commozione abbiamo recitato un eterno riposo. È stata una scelta precisa di disinnescare, chiamiamolo così, disattivare questo sistema di emergenza. È stata devastante, cioè è stato un altro dolore che si aggiungeva. Di fatto è un problema di etica, di morale, di deontologia, più che un problema tecnico. Cercando di capire perché pare che la cabina sia caduta in mezzo al bosco, non è neanche raggiungibile da un mezzo via terra. Era un bravo medico ed è un peccato averla persa, sia come professionista che come persona. Verbania, carabinieri. Sì, salve 118, ascolti, noi stiamo mandando un po' di mezzi, quelli che riusciamo a recuperare, non so se vi hanno detto a Spresa. È stata una giornata terribile, penso la peggiore giornata della mia vita. Non si sapeva ancora cosa fosse successo, ma c'era stato un problema alla funivia. Non sapevamo neanche dove. Nel momento in cui ho ricevuto la chiamata iniziale si parlava solo di una cabina bloccata da evacuare. Io sto mandando la medicalizzata, mando l'elicottero. Si è schiantata una cabina? Ok, mandiamo il vigile del fuoco, l'elicottero, ascolti, è caduta una cabina alla funivia di Spresa. E verso mezzogiorno riceviamo una chiamata dalla centrale operativa, non saprei neanche come descriverla, perché l'operatore mi disse stai su Spresa perché è caduta la funivia. Guardato il collega, impietrito, cioè, non era possibile. Siamo veramente volati al Mottarone e siamo arrivati fra i primi, scendendo dalla stazione d'arrivo con questo sentiero un po' sconnesso, siamo arrivati sul Ciglio dove sotto c'era l'inferno. Non sappiamo di preciso dove, il collega è ancora al telefono, adesso allertiamo anche il SASP, perché pare che non sia raggiungibile via terra, all'interno c'erano almeno 6 persone, non si sa le condizioni, sicuramente sono gravissimi. Siamo stati i primi, io e il vicecomandante della stazione di Spresa, ci siamo precipitati sul luogo del disastro e abbiamo visto questa scena apocalittica che ci si è presentata davanti. Ogni carabiniere è preparato anche psicologicamente ad affrontare qualunque cosa. Certo, il qualunque cosa, arrivare a pensare di che sia una funivia caduta in mezzo a una montagna, credo che vada ben oltre, diciamo, l'immaginazione. Questo contrasto tra una giornata splendida, la natura che stava ripartendo, il cielo azzurro, il canto degli uccelli e poi in terra l'inferno, è quello che non dimenticherò mai, quelle scarpine di quei bambini. Abbiamo visto una cabina che dopo essere caduta e aver lasciato un solco importante per terra e ruzzolate si è incastrata fra gli alberi. Non era più una cabina, era un rottame di una cabina e le persone che erano all'interno erano sparse nel raggio di 100 metri da quel rottame.
guardando la cabina, mentre gli altri corpi che erano singoli fuori dalla cabina erano coperti da un telo, all'interno della cabina c'erano dei corpi ammassati e avanzava fuori un braccino di un bambino, per esempio. Questa era la scena che mi sono portato a casa più di tutte. Qualcuno era vivo un bambino che poi si è salvato, e all'interno della cabina c'era una persona viva. Si rantolava, è riuscito a dire il nome. E poi è stato prontamente intubato dal primo medico che è stato ricelato sul posto, dall'elicottero, ma pochi minuti dopo è morto. Il procuratore della Repubblica, prima che cominciassimo a portare via i corpi, ha chiesto di recitare una preghiera e ho chiesto a tutti di fermarsi un attimo e abbiamo recitato tutti insieme, tutti con lo stesso rispetto e con la stessa commozione, abbiamo recitato un eterno riposo per cercare di dare pace a queste persone. Era successo e non si poteva più, come dire, far nulla. Abbiamo capito tutti noi che dovevamo fare qualcosa, ci dovevamo dare da fare per fare il nostro. Il nostro è stato dare una mano alla procura a ricostruire quello che era successo. E beh, abbiamo incominciato insieme alla procura a sentire i vari testi e durante l'escussione di uno di questi, che era una persona informata sui fatti, ha dichiarato che aveva posto i freni, aveva posto le cosiddette ganasce che inibiscono l'impianto frenante di funzionare. Le ha detto perché l'ha fatto? Perché ultimamente era un po' una prassi, perché c'erano delle problematiche sul funzionamento della funivia. Come si è sentito quando ha ricevuto questa confessione? Una coltellata. Quindi, quando ha saputo la notizia, come ha reagito? Qual è stata la sua prima reazione? Questa mattina? Sì, stamattina, quella della è stata produzione. Devastante, cioè è stato un altro dolore che si aggiungeva. No, anche questa no, anche perché la domanda, no, che ci facciamo sempre, si poteva evitare? Sì, purtroppo si poteva evitare. Più di uno aveva sperato che forse in qualche modo potesse essere fra dei sopravvissuti. E poi invece nel giro di poche ore si è saputo che non c'erano speranze in tal senso, insomma. Di una brava persona. E dicendo brava persona intendo proprio nel senso più ampio del termine. Ho perso i miei amici, i miei cari per i soldi, perché non volevano riparare un cavo, cioè i freni, mamma mia. Ancora una volta, dobbiamo fare i conti con la nostra fragilità e con la precarietà della nostra vita. Vita che viene stroncata inaspettatamente anche a causa di errori umani.
qui stiamo parlando di una funivia, diciamo, datata, che quindi è un impianto di tipo classico, in cui le due cabine sono collegate tra di loro dalla traente, quindi in linea generale c'è una cabina che sale e una che scende, e il carico della cabina, il peso della cabina, è supportato dalla portante su cui si muove il carrello della cabina. E si vedeva perfettamente che il cavo di dimensioni più grandi, che è la portante, era in posizione, mentre non si vedeva più la traente. Nello spezzarsi della traente, il carrello con la cabina aveva incominciato ad arretrare verso valle. La rottura della traente può non portare a nessun grave problema, a condizione che intervenga il sistema di frenatura. Il sistema di frenatura si chiude sulla portante e dovrebbe fermare la cabina dopo poco, dopo un metro neanche di arretramento. Questo è quello che si può ragionevolmente pensare. Di fatto è un problema di etica, di morale, di deontologia, più che un problema tecnico. È un'indagine particolare, diversa dalle indagini tradizionali a cui siamo abituati, perché non siamo padroni dell'indagine, pur rimanendo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Verbania. Siamo fermi in attesa del lavoro dei periti, perché è un evento talmente tecnico che richiede un parere che non può essere il nostro. Il processo è tuttora nella fase delle indagini preliminari, però ha subito un allungamento dei normali termini delle indagini preliminari perché è in corso un incidente probatorio. L'incidente probatorio che è stato chiesto dai difensori di alcuni imputati, che è stato ammesso poi dal GIP di Verbania, ha per oggetto la perizia, anzi sono due perizie, una sulle cause che hanno determinato il disastro e l'altra sull'informatica, sull'esame della cosiddetta scatola nera. Questo incidente probatorio è un'anticipazione del dibattimento, quindi è vero che siamo in indagini preliminari, però si svolge una perizia come se fossimo già al processo. Un anno dalla tragedia, chiaramente il lavoro si è molto minimizzato, per cui abbiamo pensato di trovare un'altra soluzione. Mi stai dicendo che state per chiudere? Stiamo valutando. È stato veramente incisivo il fatto di non avere più l'afflusso della funivia, quello sicuramente sì. È stato veramente pesante ed è ancora pesante e lo sarà fino a che è il momento del ripristino della stessa. Siamo sotto circa del 60-70%. Cavoli, sì, lei quanti dipendenti tantissimo. Ha? 10. Per consentire di fare le operazioni di rimozione della funivia in sicurezza siamo stati costretti a tagliare 80 alberi per consentire agli elicotteri di lavorare in sicurezza. E grazie anche ai vivai della Regione Piemonte siamo riusciti a fare questa piccola operazione per ridare in parte vita a quest'area. Abbiamo ripiantato 90 alberi insieme ai carabinieri forestali, insieme anche con l'aiuto di tanti bambini. Sono alberi piccolini ovviamente che dovranno crescere, però forse proprio questo è un segnale importante, perché insomma
c'è vita e noi siamo qua anche per tutelarla. E i carabinieri forestali si dedicheranno anche alla protezione di queste piccole piantine in modo tale che possano sopravvivere, crescere col tempo e ricreare l'ambiente che c'era prima, anche se ovviamente ci sarà sempre un ricordo per le vittime.